scusate, ma l'emozione fa brutti scherzi, quindi aiutatemi. Il club nasce nel 2012, eravamo al San Paolo a vedere una partita di calcio Napoli-Chelsea, tramite un amico mi chiese se c'era praticamente un club a Viterbo e io gli dissi momentaneamente no, quindi mi lasciò un po' basito e mi diede comunque uno spunto per poter comunque iniziare questa iniziativa. Mario Uva, Francesco Pastori, Michele Odorovic, Stefano Corbucci, Amedeo Albert Ciccarelli e Luciano Siracusa. Insieme a me siamo stati gli artefici di tutto questo. Quindi io qui farei partire un applauso. Il nostro club comunque si occupa di beneficenze, perché io oltre a essere il presidente del Napoli Club Viterbo sono un socio ampio, assistenza bambini in ospedale, che si occupa appunto di bambini, sostegno bambini e genitori in ospedale pediatria Belcolle da 6 anni. Quindi tutte le mie iniziative io comunque le sposto dal club, le sposto all'ospedale, facendo delle cene di beneficenza, donando dei giocattoli ai bambini, abbiamo donato dei decoder quando c'era ancora... diciamo non c'era ancora digitale terrestre, praticamente abbiamo donato decoder, abbiamo donato antenne, televisioni, quindi questo è il mio scopo. Essere qui questa sera è qualcosa di bello che unisce i vari club che sono un po' sparsi in tutto il mondo. Essere stata invitata qui da Pasquale Di Pierno, il presidente, che ormai è diventato un amico. È stato per me qualcosa di bello, perché il calcio, come in questo caso, accomuna, e per me essere presente vuol dire portare avanti questa passione di mio figlio e la passione dei membri di questo club. Il pubblico ministero chiese addirittura l'ergastolo, poi ci sono stati 26 anni e poi in meno di un anno è stato scalato di 10 anni. Ingiustizia è stata fatta, possiamo dire, no? Ci non avrà mai giustizia, e questa giustizia non serviva a riportare mio figlio dietro, perché nulla me lo può riportare, ma almeno serviva per monito a dei brutti ceffi come l'assassino di mio figlio. Deve essere un monito affinché chiunque prenda una pistola almeno riflettere che magari avrebbe passato il resto della sua vita in carcere. L'importante è che non muoia la memoria di Ciro, poi gli altri possono pensare quello che vogliono. Io continuo così perché le persone possano leggere il libro, possano conoscere la vita di mio figlio, possano conoscere soprattutto il messaggio cristiano che c'è in quel libro, perché se io ho reagito in una certa maniera, se le persone vedono la pace nel mio cuore, è proprio dovuta a quella testimonianza cristiana, quella cosa che ha accompagnato quei 53 giorni mio figlio. Come dicono gli ultras, finché avrò fiato non sarei dimenticato. Quindi Ciro vive. Oggi siamo qui con questa grandissima donna. Io la prima domanda gliela vorrei fare io: chi te la dà tutta questa forza? Questa forza me la dà Dio, perché è una cosa che può partire solo dal Signore, da colui che ci ha creato. E poi quel figlio bellissimo che è stato a fare così. La forza è stata... È l'anno dello scudetto? Non te lo dico e non te lo dirò mai, Daniele, assolutamente. La scaramanzia non mi fa dire questa cosa. L'anno dello scudetto non te lo dico. Ti dico che stiamo facendo un ottimo campionato, ma lo scudetto, quella parola non me la sentirai mai dire. Assolutamente. Scaramanzia.